fase di lancio. Si toglie di mezzo quindi uno dei più appoggiati e così c'è lotta numero per il comando due, fra Romagno DR è squalificato. Ramirakoff e Rullo dei Greppi che si avvantaggia, passa a condurre in 50 metri e leader, terza posizione per Ribelle OP e altri a seguire. Leader Rullo dei Greppi, seconda posizione per Ramirakoff, 200 iniziali completati in 14 e 6, la terza posizione alla corda per Ribelle OP, poi c'è Ravanera, via via gli altri. Con la risalita esterna di Ribot ZS, 400, superati in 31,7, risale al largo Renuca Fermi, in terza ruota invece Rock of Glory, mentre più indietro c'è Ribot ZS che è alla corda, e se la fa in terza ruota però tutta la curva Rock of Glory, per che trova anche Ribelle OP che l'anticipa, così 48,5 per i primi 600 di gara, però terza ruota onerosa per Rock of Glory. Davanti alle tribune insiste Rock of Glory, cerca di sfondare insieme a Ribelle OP, davanti è sempre Rublo dei Greppi, un parziale ora in 14,7, 1,3, appena abbondante il passaggio agli 800, corsa improba per Rock of Glory, e così ora entra in azione Ribot ZS che scatta dalle retrovie, dopo un chilometro in 1,17,8, Ribot ZS trova tutti un po' in sdraiati e così può passare con un parziale secco in 13,9, che vale molto meno per lui. Si distacca sulla curva conclusiva Ribot ZS, in seconda posizione rimane Rublo dei Greppi, poi Ramirakoff, in calo i cavalli all'esterno, completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo, in netto vantaggio Ribot ZS che ha tre lunghezze abbondanti su Rublo dei Greppi che cerca di difendere la seconda posizione, ma c'era Ramirakoff che scatta all'interno, poi a largo ancora Ribelle nel finale, vince come vuole Ribot ZS, il secondo è per forse ancora Rublo dei Greppi su Ramirakoff, ma i due sono molto vicini e ci sarà probabile intervento di foto, intanto 58,5 per l'ultimo giro, figlio soprattutto del penultimo quarto in 28,5, poi 30 a chiudere ma in totale scioltezza per l'allievo di Lorenzo Alessi che vince così per distacco. Il training è quello di Holger Ellert per il signor Simone Bellesi.